Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di filler e lo faremo insieme alla dottoressa Cristina Duranti che è in collegamento con noi da Palermo. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, io mi chiamo Cristiana Duranti, sono un medico estetico, anche chirurgo, mi occupo di medicina estetica da 23 anni e diciamo sono quasi un dinosauro della medicina estetica. Beh, dottoressa, complimenti perché lei fa questo lavoro da 23 anni, ma sembra veramente giovane, non lo avrei proprio detto. Quindi, il filler, che cos'è? Il filler di solito si intende l'acido ialuronico ed è un materiale normalmente contenuto nella nostra pelle che viene studiato in laboratorio e composto in laboratorio per poter riempire generalmente delle rughe. A secondo se le rughe sono piccole, è un materiale molto fluido. Se invece le rughe sono grandi, il materiale è più denso, ma sempre acido ialuronico. Prodotto in laboratorio ma anche presente nella nostra pelle, quindi un materiale biocompatibile che non dà nessun effetto collaterale se non quello, diciamo, della bellezza, non riempie eccessivamente se il medico lo mette nel punto giusto. Quindi ci sono delle sedi anatomiche ben prestabilite in cui il filler, se messo, può dare soltanto un aspetto più giovane e più sano, più curato. Benissimo, abbiamo delle immagini che lei ci ha fornito, vediamole, ce le descriva, dottoressa. Allora, questo è un filler labbra, come vedete io qua ho messo una fiala intera, ma non ho modificato più di tanto il disegno delle labbra. Le labbra qui hanno un aspetto molto naturale, sono già delle belle labbra e comunque le belle labbra diventano ancora più belle senza trasformate. Quindi ho portato degli esempi proprio per fare vedere un po' come io lavoro, che non trasformo, ma miglioro, diciamo, nella naturalezza. Queste sono delle borste e riempiendo il solco lacrimale, questa è una delle mie dirette, perché io faccio delle dirette ogni mercoledì sera alle 21 sulla mia pagina che è Estetiche Medicine Lab, in cui faccio vedere dal vero tutti i miei lavori. Qui ho riempito il solco lacrimale e quindi non si vede più la borsa. E qui invece le rughe nasogeniane. Già riempire le rughe nasogeniane dà l'aspetto al viso più riposato. Queste sempre sono le borse, come vedete le borse si nascondono una volta messo l'acido ialuronico. Questa è una correzione del terzo inferiore del viso che è fatta sia con l'acido ialuronico ma anche con i fili di trazione. I fili di trazione sono sempre riassorbibili e tirano la pelle verso l'orecchio. Il tempo di riassorbimento dei fili di trazione è 4-6 mesi. Il connubio di entrambe le metodiche, filler e fili, sicuramente è vincente. Questo è un rinofiller. Come vedete, i nasi si possono trasformare in nasi di forma più gentile, in quanto il filler può andare a modificare proprio il profilo del viso, rendendolo molto più armonioso. Questo è un esempio di rinofiller. Questo è l'acido ialuronico, invece, immesso nel corpo. Può dare proprio un risultato di rassodamento veramente strabiliante. Beh, dottoressa, devo dire che lei ha usato il termine giusto, che è gentile. In effetti le modifiche, quello che è stato fatto a queste pazienti è stato qualcosa di gentile, che non le ha trasformate, ma le ha rese più giovani di 10, alcune anche di 15 anni, devo dire. Quindi complimenti. Ma quanto dura questo risultato? Grazie. Il risultato dura in media 4-6 mesi nelle zone in cui si muovono di più, quindi labbra e rughe nasogeniane, mentre i pomelli della gioventù, che sono questa zona qua, la regione malare, la jawline, queste zone muovendosi meno dura anche 8 mesi tranquillamente. Come i solchi lacrimali, addirittura arriviamo ad un anno. Fa male fare una puntura, delle punture di filler? Assolutamente, gli aghi sono molto sottili, non fanno male, sono del tutto sopportabili. Naturalmente qualche piccolo livido può succedere, fa parte, diciamo, degli effetti collaterali, ma in generale non ci sono effetti collaterali, a parte quelli che vi ho detto, dei piccoli rigonfiamenti che vanno via nel giro di pochi giorni, oppure dei piccoli ematomi. Il resto non ci sono effetti collaterali.
Ecco, dalle foto che lei ci ha mostrato, dottoressa, abbiamo visto come si può fare il filler, quindi sulle labbra, sul naso e in altri punti. Ma ci può dire in quali parti del corpo e del viso può essere utilizzato l'acido ialuronico? L'acido ialuronico praticamente può essere utilizzato in tutte le parti del viso e in quasi tutte le parti del corpo, meno che sul seno. Lì prima, anni fa, era permesso, ora per questioni, diciamo, di incompatibilità con eventuale diagnosi di tumori al seno è stato, diciamo, eliminato questa possibilità di poterlo fare per l'ingrandimento del seno. Quindi si può fare sui glutei, si può fare sui polpacci, si può fare all'interno cosce, braccia, l'addome ve l'ho fatto vedere e il viso, tutte le parti del viso. Forse il collo anche come biorivitalizzazione tranquillamente si può fare. Non come riempitivo, logicamente. Io volevo ricordare a tutti i nostri telespettatori quello che lei ci ha detto prima, che lei fa delle dirette tutti i giorni attraverso le quali si possono vedere i lavori che lei quotidianamente fa. Sì. Dove la possiamo vedere? Ce lo può ripetere? Allora, la pagina si chiama Aesthetic Medicine Lab. Scritto, insomma, un po' complicato perché THE, Aesthetic Medicine Lab. Io sono Cristiana Duranti. Vi aspetto il mercoledì alle 21 per farvi vedere, proprio vedere, senza foto, diciamo prima e dopo, che poi anche modificate, i miei lavori. A presto. Bene, a presto dottoressa, io la ringrazio per essere stata Arrivederci. qui, è stato un piacere. Arrivederci. E Ciao. ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.